Grazie Prego. Presidente, Un ovviamente minuto. anch'io da sarda e da cittadina che soffre, diciamo, tutte le inefficienze del sistema e l'isolamento, sono ovviamente d'accordo su questo provvedimento. Noi voteremo favorevolmente, però mi spiace dire che i sardi non sono stati trattati bene in questi ultimi 2 anni, non sono stati trattati bene da decenni, ma in questi ultimi 2 anni ancor peggio. E ricordo a tutti che durante la pandemia tantissimi sardi sono stati segregati in Sardegna senza avere neanche la possibilità di muoversi, di accedere ai mezzi di trasporto, navi e treni. Quindi mi fa piacere che si parli del principio di insularità da inserire in Costituzione, va benissimo, però poi quando ci si deve occupare dei problemi reali dei cittadini ci si dimentica di essere italiani e sardi e si lasciano persone veramente all'abbandono totale. Quindi questo mi spiace, poi non vado a sottolineare, a rivangare tutte le cose che non sono state fatte negli anni passati, l'attuazione dello Statuto Autonomo della Sardegna, i porti franchi, tutta una serie di cose che non sono mai state fatte e che si sarebbero potute fare subito. Quindi io dico bellissimo inserire in Costituzione il principio di costituzionalità, però facciamo le cose concrete. Grazie. Grazie a lei.